Questo è un aspetto a cui dedichiamo particolare attenzione, nel senso che gli sponsor ovviamente sono necessari perché ci consentono ovviamente di avere delle implementazioni che poi noi come dire, traduciamo in tecnologia e in plus per il programma. E il lavoro è proprio quello di tentare di lavorare su ciascuno di loro in maniera tale che la brand integration sia totale. Quindi andiamo a lavorare sugli aspetti editoriali del programma per capire all'interno di questi dove è più giusto collocare chi, in modo tale che a casa ovviamente il brand, lo sponsor arrivi sia leggibile ed intellegibile, ma risulti integrato, risulti fluido all'interno del percepito del programma. Ma il palco ogni anno è nuovo, nel senso che chiaramente la scenografia da formato è questa, ogni anno corretta e rivisitata. Credo che abbiamo un impianto luci che fa, possiamo dire, veramente che fa invidia ai più grandi artisti italiani ed internazionali. Avremo quest'anno una tecnologia che ci permette di avere dei ring che scendono e salgono tipo degli elevator che permettono quindi sia a livello scenografico sia come movimentazione proprio di persone, di cantanti, di ospiti. Il segno che vorremmo dare quest'anno con il supporto della tecnologia è quella di dimenticarci un po' i confini del palco, no? Del palco inteso proprio come palco platea, e le luci coniugate con la grafica, con i LED che abbiamo e con tutta la tecnologia nuovissima che c'è alle spalle dei LED, ci consentiranno probabilmente di restituire al pubblico una sorta di non luogo in cui perdersi, un po' come accade poi nei concerti, nelle grandi arene, ecco, cercare un po' di trasferire quel sapore di live all'interno di un programma televisivo che è uno show poi sostanzialmente. Simon ci ha detto, come aveva detto poi in conferenza stampa, che considera X Factor Italia la testa di serie ormai di X Factor nel mondo, quindi è partito da un complimento e poi ci ha chiesto a me e a Luca quale fosse il nostro segreto. È un segreto e come tale non lo possiamo rivelare.